Al momento non è ancora giunto il picco, siamo in una fase in cui il numero di contagi giorno dopo giorno è più o meno lo stesso. C'è stato ovviamente nei primi momenti un incremento, un aumento, soprattutto in alcune aree, soprattutto in Lombardia, ma devo dire che in questo momento il picco non è ancora stato raggiunto. Il lavaggio delle mani rappresenta la modalità più importante per cercare di ridurre il rischio del contagio. Un'altra importante caratteristica è quella di evitare i luoghi dove ci sono molte persone. Mantenere, come stiamo mantenendo io e lei in questo momento, una distanza di almeno un metro, e questo perché sappiamo che questo virus si trasmette attraverso le goccioline che vengono emesse parlando, starnutendo, tossendo, e queste goccioline rimangono non fluttuanti nell'aria, ma tendono per il loro peso a cadere, e quindi questo avviene nel raggio di circa un metro. E un'altra importante modalità è quella di cercare, quando uno starnutisce, tossisce, di utilizzare dei fazzolettini a perdere. Se non li avesse, può starnutire e tossire nel gomito. Queste mascherine chirurgiche sono, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un mezzo non di prevenzione dei singoli, ma possono essere utilizzate da chi ha dei sintomi influenzali di infezioni delle vie respiratorie per proteggere non tanto se stesso quanto gli altri, per evitare la diffusione. Io credo che la situazione lo imponesse, e quindi io mi sento di sottoscrivere queste misure, mi sento di dire che queste misure sono state prese in modo molto responsabile e molto consapevole. Sono anche consapevole che queste misure porteranno a dei disagi a molte famiglie. È chiaro però che in questa fase di sviluppo della infezione è più che necessario cercare di giocare il tutto per tutto. Noi in questo momento non possiamo fare delle previsioni, nessuno di noi è un indovino, dobbiamo basarci esclusivamente sui numeri. Al momento non è ancora giunto il picco, siamo in una fase in cui il numero di contagi giorno dopo giorno è più o meno lo stesso. C'è stato ovviamente nei primi momenti un incremento, un aumento, soprattutto in alcune aree, soprattutto in Lombardia, ma devo dire che in questo momento il picco non è ancora stato raggiunto. Le malattie dell'apparato respiratorio, anche le più banali, sono più frequenti d'inverno, complice la stagione più rigida, il fatto di stare in luoghi affollati che favoriscono il contagio. Eventualmente quindi l'idea che questo virus possa, con la bella stagione, avere e andare incontro ad una riduzione è un'idea possibile, anche se però non ne abbiamo oggi la certezza.